Ciao a tutti, bentornati sul canale. Come vedete dal cambio di inquadratura, oggi faremo un video un po' diverso perché sotto l'ultimo video Erika mi ha chiesto di poter vedere la collezione di libri e manga che ho, specialmente i manga le interessavano. Quindi oggi vi faccio vedere tutti i manga che ho in questo mobiletto e poi là sopra, perché poi c'è questa portina qua che ha tutti gli altri, ma sono veramente un sacco, quindi probabilmente dovrò dividere il video in due. Comunque, tornando al mobiletto, come vedete sono 5 cassettini belli belli pieni zeppi. Il primo è questo qui in basso e contiene la maggior parte delle storie brevi e dei manga shoujo che ho ancora dalle scuole superiori. Allora, qua sotto abbiamo tutta la serie di Number di Kaori Tsubaki. Tutto il cofanetto intero, i 7 volumi della Madonna della Ghirlanda, che è di Chiyo Saito. Poi abbiamo il volume singolo di Yasha, delle Naked Ape. Il volume singolo P per P di Wataru Yoshizumi, che è l'autrice di Marmalade Boy. Poi abbiamo il volume singolo di Nostalgia di Masami Tsuda, che è l'autrice di Le situazioni di lui e lei. La duologia di Jesus Christ di Miwa Ueda, la serie completa in 3 volumi di Wild Boy di Natsumi Ando. Mi sento molto molto vecchia a farvi vedere questi volumi qua. La serie completa in 3 volumi di Aruana di Yuana Kazumi. Il volume singolo di Repure di Mia Ikumi, che è l'autrice di Tokyo Mew. I 2 volumi di Incy Wincy di Masami Tsuda, che è sempre l'autrice di Le situazioni di lui e lei. La serie in 5 volumi della Biblioteca Mistica di Dantalian. La serie in 2 volumi di Witchblade Takeru. E la serie in 2 volumi di Spicy Pink, sempre di Wataru Yoshizumi, che è sempre l'autrice di Marmalade Boy. Poi, nel secondo invece abbiamo una patera di roba. Allora, qua abbiamo qua sotto dei vecchi volumi del Japan Magazine, i pochi che avevo recuperato, che veramente qui mi sento molto vecchia ad averli ancora con tutte le cartoline estive, gli album mai toccati. Il gioco della Play 2 di Spyro 2, che è un rimasuglio. Poi qua abbiamo la serie completa di Made Love Chase di Kazusa Takashima. Poi abbiamo la serie Tra le braccia della primavera di Yuka Nitta, che tutti i volumi che sono usciti fino al momento. Tra l'altro, l'adattamento del titolo mi ricorda tantissimo la Mediaset negli anni 90 con gli anime che uscivano. Poi abbiamo i primi 2 volumi di Shirai Karasu, che è di Luz e Ana, che è un fumetto italiano pubblicato dalla Teke che non è mai più uscito. Peccato perché la storia mi piaceva un sacco, ma vabbè, diciamo che sono 2 volumi incompleti. Poi abbiamo la serie di Princess Princess di Mikiyo Tsuda, che è una serie completa, poi ci sono vari spin-off non arrivati in Italia. E i primi 2 volumi di Lega 13 di Takako Yamazaki, che però non sono più usciti in Italia. Quindi non so se lo faranno ancora uscire oppure no, peccato. Poi abbiamo la serie di Puella Magica Zumi Magica, che fa parte di quelle serie spin-off dell'anime di Madoka Magica. E insieme ho anche Oriko Magica, che mi manca, quindi di quelle uscite in Italia, solo quella dedicata alla storia base di Madoka Magica. Ho poi la serie in 2 volumi di Black Rock Shooter The Game, che è una delle 2 storie di Black Rock Shooter che è uscita in Italia. Poi qua abbiamo una bella selezione di yaoi e shonenai di varie case editrici, questa è tutta roba molto vecchia. Allora, qua abbiamo la serie in 2 volumi di Love Hustler, la serie in 2 volumi di Macaroni, il volume singolo di Stelion, la serie in 2 volumi di Sayoshi, i primi 2 volumi di Angeli Demoni di Rotaka Kisaragi, che mi manca il terzo volume, però è un po' difficile da trovare i volumi della Ronin Manga perché è fallita anni fa. Poi ho Amore senza frontiera di Ayano Yamane, Liberty Liberty di Kazuki
Inako Takanaga. L'amore ti conquisterà di Inako Takanaga. Continuo a pensare che siano gli stessi adattatori dei titoli dei cartoni della Mediaset. Poi abbiamo Keep Out, Il mio detective. Queste sono tutte storie singole. Three Wolf Mountain. Il primo volume di Spiritual Police di Yuka Nitta, che poi non è più uscito. Oasis Project, Bisexual. Poi abbiamo i primi tre volumi di Gate di Rotaka Kisaragi. I primi due volumi di The Crimson Spell, che poi anche qui non mi sembra che sia più uscito. I Can't Stop Loving You, che però mi sembra che erano due. Infatti, ecco il secondo. Eccolo qua, qui c'è il secondo. E il volume singolo Wild Rock. Poi abbiamo il volume 3-4 di Yellow, che mi mancano i primi due, però come dicevo prima, i volumi della Ronin sono difficili da trovare. I quattro volumi della serie di Trattami con dolcezza, che anche qua sono quelli che sono usciti per il momento, ma bisogna vedere, non mi sembra che sia completa. E poi i primi quattro volumi di Mi vergogno da morire, che è stato anche il primo Yaoi Shonenai che ho comprato effettivamente in cartaceo in Italia, quindi ci sono moltissimo affezionata. Bello, bello, bello. Poi, qui nel secondo invece abbiamo un po' di volumi misti di serie. Allora, qui abbiamo la serie in tre volumi di Chirality, che è uno Yuri. Qua abbiamo la serie completa in 5 volumi di Angelic Layer delle Clamp, che è stata abbastanza difficile da trovare. E poi qua abbiamo, insieme a questi quattro, tutti i volumi usciti fino adesso della serie di Loveless, che è uno Shonenai. Poi qua abbiamo i primi 6 volumi di Vassalord, mi manca il 7 che devo ancora leggerlo, quindi dovrò fare una rilettura. Poi qua abbiamo la serie completa di The Devil Lost Soul di Kaori Yuki, che è completa in 6 volumi. E la serie completa in 2 volumi di Ayako di Ryoko Ikeda, che è l'autrice di Lady Oscar. Qua sopra invece abbiamo le prime due stagioni di Tsubasa Reservoir Chronicle e XXXHolic delle Clamp. Le ho messe qua su tutte e due insieme, che così non si separano, che vanno di pari passo. Di base sono da leggere insieme. Allora, qua sopra, come potete vedere, ho tutte le serie che ho sigillato perché sono vecchie, perché sono magari serie che ho finito e ci tengo a tenere, quindi sono tutte sigillate qua sopra, a parte questo che è l'angolo Lucia Piera De Paola. E adesso ve la sposto così vi faccio vedere cosa c'è dietro. Allora, qua come potete vedere abbiamo tutta la serie completa di Angel Sanctuary di Kaori Yuki. Questa qui è la versione Gold Collection, quella senza sovracoperta. Mentre qua abbiamo tutte le serie manga che sono uscite per il momento di Sayuki, a parte l'ultima che è uscito un solo due volumi che è ancora in corso. Quindi abbiamo Sayuki, Sayuki Reload che è la seconda e poi Sayuki Gaiden che è la terza. Qua invece abbiamo la serie completa di Fullmetal Alchemist, tutto il manga, che è uno dei miei manga preferiti e no, Marta, non ho intenzione ancora di regalartelo. Poi, lì nell'angolo, vicino a tutti i vari libri misti di Panini, Cocktail e Mitologia, abbiamo i volumi del manga che erano usciti del progetto di Blood Plus. Abbiamo i due volumi dell'Adagio, la serie in 5 volumi e il volume singolo di Viaggio al termine della notte. Qui invece abbiamo la serie completa di Desiderio di Ayane Ukio, che è uno shoujo un pochino più smooth, che mi era piaciuto un sacco al liceo e quindi continuo a conservarlo. Con questo finiamo la prima parte della collezione di manga, anche perché il prossimo video sarà molto molto più lungo, perché andremo ad aprire quell'armadio e lì sono tutte file doppie, tutto impilato uno sopra l'altro e quindi verrà molto più lungo. Erika, spero che ti sia piaciuta questa prima parte, ti aspetto anche per la seconda. Con questo io spero di avervi tenuto compagnia e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!